E dopo tante uova decorate scopriamone il significato. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Buona Pasqua a tutti amici miei. Oggi è la domenica di Pasqua, ho scelto proprio questo giorno per mandare questo video proprio perché volevo essere nelle vostre case a condividere con voi un momento così bello. Ogni anno, come sapete, io a Pasqua e a Natale ci tengo tantissimo ad affacciarmi e a stare un pochettino di tempo con voi per augurarvi tutto il bene del mondo, per ricambiare in qualche maniera l'affetto che mi dimostrate quotidianamente, per dirvi grazie per essere nella mia vita e per averla arricchita così tanto. Per me ogni giorno con voi è una Pasqua, una rinascita interiore. Ogni giorno imparo qualcosa, evolvo, cresco, ogni giorno mi fate venire le lacrime agli occhi con qualche mail particolare o mi commuovete nel vedere i vostri progressi, nel vedere la vostra creatività esprimersi nelle forme più belle e genuine che io abbia mai visto. Arte per te per me è stata una Pasqua, nel vero senso della parola, è stata una rinascita, è stato un passaggio e una rinascita, un passaggio a una vita nuova e spero che questo passaggio si compia per voi oggi, che questo passaggio verso questa vita migliore, verso una nuova vita con una nuova consapevolezza possa compiersi per tutti voi, tanto per chi l'aspetta quanto per chi non lo aspetta, perché vivere vite nuove, rinascere da se stessi è sempre qualcosa che ci porta in avanti e ci fa progredire e ci fa diventare esseri migliori. Auguro a tutti una Pasqua dei sentimenti, una Pasqua del cuore. Natale e Pasqua devono essere feste del cuore, più che feste consumistiche. E proprio per questo, proprio per ricondurvi a quella che è la meditazione, durante tutto questo periodo pasquale, ho tenuto a farvi decorare l'uovo, il simbolo della Pasqua. L'uovo, che rappresenta proprio nella simbologia cristiana l'oggetto, il simbolo pasquale. Io ho scelto di farvelo decorare nelle forme più diversificate per cercare di accontentare un pochettino tutti e per spingere tutti voi a quell'attimo di silenzio, di concentrazione, di meditazione che c'è dietro il gesto creativo, per far sì che anche voi possiate aver avuto la possibilità di sedervi e riflettere, rimanere solo con voi stessi nell'esercizio della vostra creatività. Ho cercato di regalarvi nelle diverse forme attimi creativi di concentrazione, attimi creativi per voi stessi, attimi creativi in cui trovare la rinascita per voi stessi, in cui abbandonare il quotidiano che spesso devia dalla parte importante della nostra vita, che è la nostra essenza, la nostra spiritualità, tanto se si crede in Dio quanto se non si crede, il nostro io, il nostro centro, il nostro pensiero libero, ecco, l'espressione del nostro sentire, quella dovete coltivarla sempre, quella è la rinascita, l'uscire dal guscio, il guscio che tiene all'interno di sé l'essenza della persona, non chiamiamo l'anima, perché oggi sì è Pasqua, è una festa cristiana, ma io mi rivolgo a tutti, sia a chi crede che a chi non crede, quindi far uscire da questo guscio carnale l'essenza interiore di ognuno di noi e farla vagare nelle forme più distese, nelle forme in cui proprio si cercano le risoluzioni e i nodi della nostra vita. Bene, io spero che oggi questi nodi si sciolgano, che oggi la vostra interiorità sia risolta e spero di aver contribuito anche in minima parte con quello che è il lavorare creativamente concentrati su qualcosa. Almeno spero di aver fatto questo, ma basta cianciare, quanto parlo anche a Pasqua. Io oggi ero venuta qui a casa vostra, avevo aperto questa finestra virtuale per parlarvi dell'uovo. Un po' vi ho anticipato, il simbolo dell'uovo è proprio per la simbologia cristiana il simbolo della vita, proprio il suo essere così liscio, levigato, occupare uno spazio in maniera così presente, quasi come una pietra all'interno del nostro mondo, gli dà una consistenza da oggetto, un oggetto quasi inanimato da cui poi improvvisamente, dischiudendosi, esce la vita. Proprio questo parallelismo è quello che si fa proprio con il sepolcro di Dio, il sepolcro, una pietra da cui poi Dio esce risorto, a vita rinata. Ed ecco il simbolo del passaggio, passaggio da morte a vita, passaggio da vita terrena a vita ultraterrena, a vita eterna. Passaggio da incoscienza a coscienza, passaggio da mero oggetto a vita reale. E allora, da sempre l'uovo è stato preso ad oggetto come
momento, come momento appunto di passaggio, il passaggio da un essere inanimato all'essere animato, e proprio questo passaggio si è voluto santificare con il passaggio di mano in mano dell'oggetto uovo, e per questo per cui si regala, si scambia l'uovo, perché questa vita transita, è il passaggio che continua anche nel dare l'oggetto stesso dell'uovo. Le forme dell'uovo di Pasqua sono forme effettivamente recenti, molto tempo prima il passaggio dell'uovo di Pasqua non avveniva nelle forme golose del cioccolato, ma avveniva nelle forme curate della decorazione. Sin dal Medioevo si assisteva a scambio di uova, su uova dapprima per i ceti più poveri semplicemente di galline, ma poi anche decorate, e i materiali con cui venivano decorate delle uova erano sempre via via più importanti e più ricercati. Questo dava all'uovo proprio anche l'idea del lavoro, un po' come abbiamo fatto noi su Arte per Te, l'idea del lavoro, l'idea della vita sacrificata per l'esaltazione del passaggio, per l'esaltazione della vita futura, per l'esaltazione della rinascita, la sacralità attraverso la purga del lavoro stesso. Fino a quando nel 1883 forse l'uovo prese la forma più mirabile che si sia mai avuta, la forma del gioiello, macchina, costruzione, quindi un insieme di arti racchiuse in un unico oggetto, l'uovo appunto di Peter Carl Fabergé, al quale viene commissionato nel 1883 un uovo per la zarina Maria. Egli quindi sperimentò un uovo in platino decorato con smalti, all'interno del quale mise altro uovo e altri simboli pasquali, e da questo momento l'uovo nascondeva all'interno di sé e svelava il mistero, svelava quel mistero che rappresenta lo stesso uovo in quanto simbolo pasquale, no? Il mistero dell'essere inanimato che diventa animato dallo suo schiudersi, e così nello schiudersi la zarina poté trovare una sorpresa. Da questo momento in poi le uova cominceranno a contenere all'interno la sorpresa. La sorpresa infatti simboleggia quello che è lo svelare del mistero, lo stupore del mistero, che mai l'uomo riuscirà ad attendere, ma che ai bambini invece si svela nelle forme più semplici del regalino di Pasqua. Insomma, un modo anche per avvicinare i bimbi, i piccoli, a un elemento che invece di piccolo e di bambinesco a poco, perché il concetto che vi si pone dietro è un concetto talmente adulto, talmente grande da immaginare l'uovo come il simbolo stesso dell'universo, dove il mondo era al centro e il cielo che vi stava attorno costituivano tutti insieme un insieme di un grande uovo. Quindi l'uovo visto anche come sintesi dell'universo col mondo. Immaginiamoci un mondo tipo tuorlo, un cielo tutto attorno e richiuso all'interno di un universo guscio. Spesso queste uova vengono racchiuse anche all'interno dei quadri, come per esempio la Pala di Brera di Pietro della Francesca, nella quale appunto vedete seduta in trono una vergine tenente in mano un bambino. Questo quadro rinascimentale viene anche chiamato La Sacra Conversazione, è del 1472, vedete la Vergine in trono tenente in mano il bambino, circondata da angeli vestiti in pompa magna e da santi, da sei santi. Adesso vedete che proprio sopra la testa della Madonna scende un uovo che viene visto insomma come simbolo della nascita da una vergine, proprio perché lo struzzo depone le uova in una buca di sabbia e poi abbandona le sue uova facendole covare al sole, quindi come se la luce di Dio facesse nascere quindi i piccoli dello struzzo, e quindi qui il parallelismo con la nascita del Signore. E vedete come naturalmente tutto questo riguardo all'uovo all'interno di questo quadro veramente è un mistero molto controverso, non mai svelato neanche da Piero della Francesca, perché molto spesso si dice che quest'uovo è lì perché l'uovo stesso è il simbolo della famiglia che ha commissionato il quadro. Molto spesso invece si dice che l'uovo è lì stante come una perla al centro della conchiglia che lo ospita. Se guardate bene il soffitto rappresenta una conchiglia, simbolo cristiano tra l'altro di cui vi parlerò molto presto, come appunto la perla di questa conchiglia. Invece noi che trattiamo di uova lo analizziamo invece nel senso proprio dell'uovo come simbolo della nascita da una vergine, perché può avere anche questo significato. Un altro artista molto più recente di cui abbiamo trattato recentemente, il grande Salvador Dalì, che abbiamo avuto ospite qui su Arte per Te, vi lascio qui il link del video, ci fa vedere all'interno delle sue opere molto spesso le uova.
La metamorfosi di Narciso, dove Narciso specchiandosi nell'acqua si vede e si pietrifica, però si pietrifica in forma di mano che sorregge un uovo da cui nasce appunto un Narciso, quindi la pietra che sorregge l'uovo da cui nasce una nuova vita, il Narciso, il fiore che appunto prenderà il nome dal protagonista di questa vicenda, che nella mitologia invece specchiandosi nel fiume diventa invece, si trasforma semplicemente in una pianta. Da lì lo prende e lo rende questo gesto surreale portando in sé la pietra che è anche il, se vi ricordate all'inizio vi dicevo, anche il simbolo del sepolcro e da cui si nasce a nuova vita, quindi trasformandolo in un fiore, in un narciso, attraverso quindi la purga, attraverso il passaggio all'interno di un uovo. Bene, la storia dell'arte è piena di uova all'interno delle proprie opere. Spero che il parallelismo tra vita di pietra, vita di uovo e vita nuova sia chiaro e spero che da oggi guarderete le uova non soltanto come un simbolo consumistico di festeggiamento, ma soprattutto come il simbolo di qualcosa che è anche per noi possibilità di una rigenerazione, se non annullano la vita, come attimi concessi a noi stessi per rinascere dal momento in cui eravamo prima, attraverso la concentrazione e la decorazione di esse. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che adesso andiate di corsa a festeggiare la Pasqua con i vostri cari, spero che trascorrerete una bellissima giornata, che pranziate tutti insieme e che domani viviate un lunedì dell'angelo pieno di divertimento e di felicità e di spensieratezza. Spero che tutti possiate vivere una serena Pasqua e spero che coloro che quest'anno non hanno una serena Pasqua assurgano subito ad una vita migliore, ma qui tra di noi, ad una vita migliore e piena di amore, piena di comprensione, piena di compagnia, che spero anche Arte per Te possa darvi. Mando a tutti un bacio, a chi sta bene, a chi sta meno bene, a chi è solo e a chi è in grande compagnia, perché siamo tutti qua, tutti insieme, a passare un'altra Pasqua, speriamo, in arte. Da Ombretta e da Arte per Te, buona Pasqua, e dico da Arte per Te unendo mio marito Gabriele a questo augurio, mio figlio, quindi insomma tutta la mia famiglia, porgiamo voi i più sentiti auguri, i più sentiti ringraziamenti per esserci sempre e per volerci così bene. Noi ci vediamo nel prossimo video e finalmente ritornerà anche la pittura su Arte per Te. Quindi ci vediamo al prossimo video, da Ombretta e da Arte per Te è tutto, una splendida Pasqua e auguri, arrivederci!